Il Paradiso 7, Francesco potrebbe spingere Clara a dichiarare il proprio amore ad Alfredo. La settima stagione del Paradiso delle Signore va in onda da lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Il rapporto tra Clara Boscolo, Elvira Camarrone, e Alfredo Perico, Gabriele Anagni. Nel corso dell'attuale stagione della soap Rai, si è evoluto in una splendida amicizia. Specialmente grazie alla passione per il ciclismo che accomuna entrambi. La nuova Venere. Forse complice anche il talento che gli è sempre riconosciuto l'aiuto magazziniere. Si è invaghita dello stesso, ma al contempo mantiene riserbo, facendo credere a tutti che il suo pretendente sia in realtà Francesco Rizzo, Cristian Roberto. Se da un lato la coppia composta da Alfredo e Irene Cipriani, Francesca Delfà, sta attraversando un periodo altalenante a causa della reticenza della commessa a conoscere la famiglia Perico. Dall'altro lato Clara potrebbe essere stufa di mantenere il segreto. Francesco, notando l'insofferenza dell'amica, potrebbe indurre Clara a confessare all'assistente di Armando Ferraris, Pietro Genuardi, si aver perso la testa per lui. Gli spoiler del Paradiso delle Signore 7 raccontano che Clara sarà stufa di far credere a tutti che Francesco sia il suo pretendente. Nonostante il desiderio di Alfredo di far conoscere la sua famiglia a Irene, Cipriani non vorrà incontrare la famiglia Perico e inventerà una scusa suscitando una certa amarezza nell'aiuto magazziniere. Alfredo, come spiacevole conseguenza, si vedrà costretto ad andare al raduno parentale senza la fidanzata al proprio fianco. Una volta venuto a conoscenza delle bugie propinategli da Irene, il giovane Perico opererà una scelta in attesa. Clara è innamorata di Alfredo, mentre Francesco ha perso la testa per Maria Puglisi, Chiara Russo. Ma l'assistente di Armando e la giovane sarta sono rispettivamente fidanzati con Irene e Vito Lamantia, Elia Tedesco. A tal proposito Francesco sta facendo finta di essere il corteggiatore di Clara. Decisione che probabilmente i due hanno messo in atto nel tentativo di far ingelosire le loro prede affettive. La relazione sentimentale tra Vito e Maria, però, sembra avviarsi verso un lieto fine e se così fosse il figlio di Palma, Valentina Tomada, non avrebbe più apparentemente alcuna chance con la sarta. Quindi potrebbe spingere Clara a sciogliere il loro accordo e di conseguenza dichiarare il suo amore ad Alfredo. Totul peste cap, că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei.